Un grande capolavoro. Ok, ciao Cri, grazie di tutto. Ciao. Siamo arrivati al centro di Camerino. Bene, allora, praticamente uscito da Camerino, quando è iniziata la provinciale così, a una certa, probabilmente mi sono distratto. E ho perso il sentiero e quindi l'ultima oretta l'ho passata, lasciamo stare. Sono appena ripartito, ho pranzato qui a Rovina. Qui siamo a Colle, non ricordo bene. Qua la zona è... porta ancora i segni del sisma a 4 anni di distanza. Non ci sono parole. Probabilmente prima del terremoto, quando c'era. Prima del terremoto erano sempre poche. Eravamo 4-5 famiglie. Prima ancora erano parecchie. Erano tutte le 23 case piene di famiglie. Già. Era tutto popolato. Sì. E adesso non c'è più nessuno. Ho appena fatto 4 chiacchiere qua a Colli con un signore che viveva qua fino a poco prima del sisma, e c'era una forza incredibile, davvero una forza bestiale. Uomini di montagna, vabbè, un popolo veramente incredibile. Colli. Da brividi, c'ho veramente i brividi. Tra l'altro dormo qua. Ho anche un bel trattore vicino. Panorama pazzesco. Forse da qua si vede ancora meglio. Questa è sempre la mia umile dimora. E adesso preparo il sacco a pelo e poi nanna. Buonanotte. Oggi aspetta una bella giornata impegnativa. Pioggia, me l'ho beccata e vabbè. Piove?
direi. Anche il telefono carico. Approfitto di 2 minuti di sole per mangiare e poi riparto. Panorama. Qua entriamo veramente in un luogo magico. Guardate che meraviglia. Immensità del Bove. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, un grande capolavoro. Dove siamo, Micio? Siamo a Castelluccio di Norcia, se non sbaglio. Lui. È stato un bel viaggio, Micio. Bellissimo viaggio, sì, perché ho scoperto un sacco di luoghi e che non conoscevo. Cioè, o meglio, non conoscevo, ma essendo molto wild, il passaggio del cammino, in quelle zone non ci sono stato, quindi io che dico sempre, quelle morte le conosco. Io vado in montagna, io più so una cosa, più vengo a conoscenza e più mi rendo conto che in realtà non so mai un cazzo. Sei una persona profonda, Sam. Sono un artista. E con questo chiudo. Ciao.